forum che nasce il 18 novembre sino all'ottobre 2014, che avrà i suoi momenti clou nella primavera estate, e soprattutto il 75% del programma sarà scritto tutto dal basso attraverso 3 giorni di assemblee pubbliche che ci saranno il 6 e il 7 dicembre, con cui la città insieme decide le linee guida per preparare i bandi che saranno fatti. Questa procedura si chiude entro fine dicembre, quindi da gennaio ci sarà il programma definitivo che ci accompagna fino a ottobre. Da qua a gennaio abbiamo invece una serie di iniziative che abbiamo programmato come comune, tenendo conto del lavoro che già nel passato è stato fatto con mostre importanti, dibattiti, concerti. Sarà un forum dal basso, di qualità, non è un grande evento, quindi ci saranno pochi soldi che saranno spesi bene e daranno respiro soprattutto alle tante donne e tanti uomini della cultura che hanno sofferto in questi anni, e faranno loro insieme ai cittadini della nostra città grande questo forum che ci consente di aprire la città al mondo, un forum dei giovani, città aperta, in cui speriamo di portare migliaia e migliaia di persone nella nostra città. Si è tenuta al Teatro di San Carlo la serata inaugurale del Forum Universale delle Culture 2013, con una cerimonia in cui, dopo i saluti istituzionali, si è tenuto un concerto dell'orchestra del teatro diretta dal maestro Juraj Valčua. È stata una prima presentazione dei temi e dello svolgimento del forum, a cominciare dal Centro Storico Patrimonio dell'UNESCO, oltre che in altri siti della regione anch'essi riconosciuti come Patrimonio dell'Umanità. Una città con delle grandissime possibilità, è una città che mi ricorda un po' Barcellona, perché è una città mediterranea, di porto, una città che crede nella cultura, nella storia. E questo è un attivo molto importante, e questo attivo deve servire per il futuro, no? Questo è un po' il Forum delle Culture, rappresenta questo, no? Rappresenta come si fa perché la cultura sia un fattore che ci rilancia nel futuro, no? Altri forum si hanno fatto con una spesa di investimento molto elevata, qui non c'era questa possibilità in questo momento, ma lo importante non è fare un grande investimento, ma che la gente, la partecipazione della cittadinanza, no? Questo è quello che è più importante, no? I temi sono molto molto impegnativi e mi auguro che i dibattiti, i dialoghi, così come si chiamano in questo forum, possano portare, vuol dire, una crescita di qualità di un'area di riferimento. Io credo molto che tutto questo venga poi intestato al Mediterraneo, è un pezzo importante della nostra Europa e del nostro mondo. I temi sono quelli innanzitutto dell'apertura e del pluralismo della cultura, il mare, la pace, la solidarietà, il Mediterraneo, una città che guarda a sud, che guarda alla solidarietà, che guarda all'idea che i popoli si debbano unire, una globalizzazione dei diritti e delle persone. Quindi puntiamo a un forum dell'umanesimo, quindi delle persone che contano più delle merci e dei capitali.